così il grande giorno è arrivato, Negan è arrivato, colui che tutti aspettavano. Ma andiamo con ordine, andiamo con ordine. Ieri finito l'Evo 2018, purtroppo non l'ho visto tutto ieri, ho visto l'inizio del top 8. Sono andato su YouTube perché non ce l'ho fatta, sapevo che non dovevo entrare su YouTube stamattina. E purtroppo Milu mi ha spoilerato il Grand Final chi era. Pensavo, sono andato prima su Reddit, pensavo che fosse stato un altro arrivare in Grand Final, uno che nessuno, cioè non nessuno, si aspettava, però era difficile che arrivasse. E invece no, invece non è stato lui, è stato il Grand Final, è stato qualcosa che magari ci si aspettava anche. Anche se uno dei due, non so quanto ce lo si aspettasse, è forte, era forte, invece l'altro, beh, è un finalista da ogni torneo che partecipa praticamente. Magari non un finalista, ma top 4 sempre. È finito, finito, la premiazione è arrivato a Rada con Sean Murray finalmente. Saliti sul palco, abbiamo venduto 24 milioni di copie, abbiamo fatto questo, questo, questo. Grazie a tutti, ci vediamo. E poi bam, e poi ha detto: ah, ok, ok, basta, basta così, vi faccio l'annuncio praticamente. E bam, prima cosa che si è vista: Wall Bounce, meccanica che non ho, era nel 6 a quanto pare, io il 6 non l'ho, l'ho solo toccato praticamente. L'unico Tekken a cui ho giocato veramente è stato il 3. Avevo anche partecipato a un torneo, ho fatto abbastanza schifo. Invece gli altri, il 4 mai giocato, 5, 6, li ho toccati appena appena, e i tag mai giocati prima. Anche quelli che dicono, no ma sono fan di Tekken dal primo giorno, sì ma voglio vedere quante ore ci ha speso su ogni Tekken a cercare di migliorare. E niente, c'è sto Wall Bounce che spero che sia una meccanica che implementeranno nel modo giusto, perché non vorrei che sia un'aggiunta al sistema di combo, vorrei che fosse un sostituto allo screw praticamente, no? Se sei al muro, invece di fare lo screw, fai un wall bounce e ti becchi wall bounce più combo al muro, no? Però chi lo sa, io non ho idea, non ho proprio idea, quindi si vedrà quando uscirà. Seconda aggiunta, si è vista... Anzi, un paio di cose si sono viste in realtà sul gameplay. Si è visto la seconda rage drive di Steve, che mi fa pensare... Tutti i personaggi avranno una seconda rage drive? O semplicemente hanno cambiato la rage drive di Steve? Altra cosa, ho visto Lars, che era il mio main, ma che ho abbandonato per Lucky Chloe. Ha fatto la transizione da Dynamic Stance a Silent... Ah no, da Dynamic Entry a Silent Entry subito. È passato senza fare la prima mossa del Dynamic Entry. Interessante questa cosa. Hanno anche fatto vedere tipo Claudio, appunto, vabbè, King non penso che abbia bisogno di buff, però Gigas, questa combo non era di Elisa non era possibile da fare prima, quindi nel senso mi sa che hanno cambiato un po' il balancing del gioco. Si vedrà, speriamo che abbiano buffato soprattutto Lars e Gigas e anche Lucky Chloe, perché siamo onesti, per quanto faccia un biliardo di danni a livello alto è quasi ingiocabile. C'è solo John Dean che ci prova a giocarci con Lucky Chloe, perché per il resto è prevedibile, ha poche mosse, nel senso tutte rischiose. Terzo reveal, un personaggio che mi aspettavo, ma che non è che volessi poi molto, perché Anna, nonostante io, come ho detto, ho giocato bene solo al 3 di Tekken, e quindi sono rimasto al fatto che Anna era un clone character praticamente di Nina, mentre coi giochi seguenti ha iniziato a avere le proprie mosse, eccetera, eccetera. Però ce l'abbiamo già una spia semi-russa, biologicamente modificata, perché metterci anche la sorella? Però no, ok, l'ho vista, un bel costume, sembra avere, le mosse sono abbastanza diverse da quelle di Nina. E poi ho visto quella specie di parry o evade che alza la gamba e praticamente il calcio di Nina passa sotto. Non sono né pro né contro ad Anna, diciamo che ci sta, dai, poteva starci come tanti altri personaggi. Terzo reveal. Ah no, sì, tecnicamente terzo reveal. Lui. Mio Dio, io l'avevo detto che doveva arrivare lei, Wulong. Perché secondo me è un Tekken, anche se lo userò un giorno, lo userò solo il primo giorno, farò schifo e lo abbandonerò il giorno dopo. Un Tekken senza lei, secondo me manca un pezzo a un Tekken senza lei. Perché lei alla fine ha il proprio stile, poi ha la personalità, è divertente. Nel senso ci doveva essere, doveva entrare. L'hanno cambiata un po' fisicamente. Ci sta. L'importante è che mantenesse la sua personalità un po' idiota, la Jackie Chan, no? In più 5 Rage Drive. Mio Dio, i mix-ups is real.
E niente, sembrerebbero aver fatto un buon lavoro su lei. Anche lui lo proverò al Day One. Magari l'hanno hanno fatto un gran casino. Dubito seriamente, perché nonostante tutto, anche dal giorno, dal primo giorno a cui ho giocato Tekken 7, non avevo chissà quali speranze. Lo aspettavo, sì, ma non avevo chissà quali speranze per Tekken. Pensavo di giocarlo un po' come Street Fighter 5, no? Nel senso, lo giochi una trentina di ore e poi lo abbandoni. Invece no, mi ha preso un casino sto gioco. È fatto veramente bene, è bilanciato quasi perfettamente, perché anche Gigas, Lars e Lucky Chloe, finché non arrivi nei rank, penso anche nei rank rossi funzionino, finché non arrivi ai rank blu o viola stai tranquillo che anche i bottom tier funzionano bene. E in più, boh, è meccanicamente perfetto Tekken 7, secondo me. Ho giocato a Dragon Ball FighterZ, ho giocato a Tekken 5, ho giocato a Doha, ho giocato a King of Fighters, però nessuno mi ha mai preso come Tekken 7. E quindi niente, lei is back, fortunatamente lei is back. Ultimo reveal, Arada, le sorpresone di Arada. Come cavolo si chiama questo tipo di The Walking Dead? Negan di Walking Dead. Ci si poteva aspettare di tutto tranne quello. È un po' come è stato un po' come il reveal di Noctis, del tipo What? Però sia chiaro che non sono contro, anzi potrebbe essere interessante. L'importante è che siccome ha lì una mazza, non gli facciano usare solo la mazza, che gli diano, sia come Noctis alla fine, che includa la sua arma nel suo stile di combattimento, perché sennò inizia a diventare come Soul Calibur. Nonostante tutti dicano, questo, come mi sono già dimenticato il nome, questo tipo doveva andare in Mortal Kombat o come Noctis quando è uscito, doveva andare in Soul Calibur. Tre giochi con meccaniche completamente differenti, le animazioni sono Tekken come animazioni, è top. Mentre Soul Calibur e Mortal Kombat non mi ha mai preso, proprio perché come animazioni sono un po'... Capisco Soul Calibur, perché animare delle armi così gigantesche in modo che mantengano la potenza e rispettino il frame data è un casino. Quindi posso anche capire se le animazioni di Soul Calibur sono un po' clunky, diciamo. Però Mortal Kombat, a parte che tutti i giochi della casa che ha fatto Mortal Kombat, come si chiama, hanno tutti delle animazioni un po' approssimative. Io parlo io che non so fare nemmeno un disegno sulla carta, però non mi ha mai preso, proprio perché come animazioni sono mediocri. Comunque eccolo qua, lui, è arrivato lui, e mi sono detto perché Arada, e alla fine... Ci sta, regà, perché è un guest character che serve per portare gente. E capisco nel primo Season Pass, quando la gente ha visto Noctis e Geese, dire, sì, vabbè, ma noi vecchi giocatori, a chi pensa noi? Però stavolta sono arrivati Anna e lei. Ci sono altri tre slot liberi. Pensavo all'inizio che non fossero per personaggi, pensavo che fossero per customization o stage, modalità. È possibile che sia così, però alla fine della presentazione Arada ha detto che forse uno dei vostri vecchi personaggi preferiti tornerà. Quindi è possibile che ci siano ancora uno o due nuovi personaggi, magari tutti e tre, chi lo sa. O voleva un Kazuma Kiryu, ma chi se ne frega di Kazuma Kiryu? Posso capire che ci sta bene Kazuma Kiryu in Tekken. Però un guest character, alla fine, coloro che avrebbe portato Kazuma Kiryu, i giocatori che avrebbe portato Kazuma Kiryu, li porterà anche questo personaggio di The Walking Dead. Però è inutile dire, anche nei commenti di YouTube c'era un sacco di gente che ha detto non me ne frega niente di Tekken, ma lo comprerò perché c'è sto tipo qua. E niente, quindi secondo me ci sta. Ci sta come personaggio. Ci sta. E in più una sorpresa, un qualcosa di inatteso, come quando giocavo a Paragon, quando Rest in Peace. Che hanno annunciato Shinbi, tutti a dire no, ma è troppo weeb questo gioco serio, un po' grim, un po' dark, Shinbi non c'entra una mazza. Verissimo, non c'entrava una mazza Shinbi, eppure era divertente a giocare, infatti è diventata la mia main. Nonostante fosse bottom tier è diventata la mia main Shinbi, dopo Crunch chiaramente. Lei, Anna, Wall Bounce, forse nuova Rage Drive, o forse l'hanno cambiata solo a Steve. E quel tipo lì di The Walking Dead, di cui non ricordo mai il nome. Oh, che tenero che è Lei Wulong. Niente, può solo crescere sto gioco, onestamente. Può solo crescere. Spero che...
prima che mettano questi DLC, spero che mettano a posto sto maledetto online, perché non tutti, ma parecchia gente ha problemi a trovare match, me compreso. Non è che abbia problemi a trovare match, cioè, è successa questa cosa assurda sabato, da sabato, anzi 2 settimane fa ormai, tutto perfetto, dal day one trovavo partita entro 20 secondi. Da sabato mi trova la prima partita in 5 secondi, 5-10 secondi, bam, la trova subito. Da lì, se l'altro giocatore rifiuta la partita, basta, è finita. Non mi trova più nessuno, basta. Quindi non è un problema della connessione, anche perché ho altri giochi PvP e funzionano perfettamente. Non è un problema di connessione, è un problema di server, di matchmaking. Non di ser, mica che mi vieni a dire, ma non ci sono i server. Lo so che non ci sono i server. C'è il server di matchmaking, che abbina un IP a un'altra IP e una skill level a un'altra skill level. Spero che mettano a posto prima quella, prima di mettere i nuovi DLC, però te, nel caso me la giocherò offline, un po' triste come cosa, andrò più spesso a Milano di domenica. E niente, penso sia tutto, regà, è stato un grande evento, Evo 18, nonostante non sia parte del TVT, c'erano giocatori di tutti i skill level, devo ancora vedere tutto il top 8. Spero che ci sia, nonostante mi abbiano spoilerato su YouTube, spero che sia divertente comunque da vedere. E ci si vede stasera, magari con Tekken, se il matchmaking funziona bene. Lei Wulong is back!